Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non parliamo di Juve, ma vi parlo di Nazionale. Chiaramente andiamo a commentare qualcosa, l'esito di una partita negativa, non tanto per la partita in sé perché è un pareggio, ma contando l'andata persa appunto in Svezia, chiaramente è una eliminazione dai mondiali. Non ci siamo qualificati ai mondiali, ma andiamo un po' a vedere quello che è stato, secondo me, l'esito, come è arrivato l'esito della partita, perché siamo arrivati a questo punto, anche se poi successive valutazioni le farò nei prossimi video, perché chiaramente bisogna anche un po' fare un riassunto, riprendere le cose tutte insieme, analizzarle, vedere cosa si è sbagliato, cosa no. Partiamo dalla partita di oggi. Iniziamo con un 3-5-2. Ventura di Spolvere, il modulo che ha fatto la fortuna della Juve e della Nazionale con Conte. 3-5-2 con Buffon, con la BBC davanti, con Jorginho, dopo 2 anni, titolare, prima volta titolare davanti alla difesa, con Parolo, Florenzi sulla sinistra, cioè centro-sinistra. Abbiamo a destra Candreva, abbiamo a sinistra Darmian, con Immobile e Gabbiadini, che tra l'altro è un altro giocatore come Jorginho, poco usato, comunque usato a sprazzi, titolari. Quindi una formazione che già di per sé, secondo me, non tanto perché fosse brutta, ma nel momento in cui fai un progetto che vede dei giocatori tipo Belotti, Immobile, titolari, Insigne, titolari, usi giocatori che per quanto possono essere validi, penso a Jorginho e Gabbiadini, sicuramente non era, secondo me, il caso di metterli oggi. È vero che poi Jorginho ha fatto, secondo me, una bella partita, Gabbiadini no, dopo 10 minuti di imprevedibilità è stato tranquillamente chiuso dai difensori, i colossi difensivi della Svezia, quindi chiaramente Gabbiadini ha fatto quello che poteva, ma è un giocatore che in nazionale ha visto ben poco il campo, quindi non è che può essere rodato anche nei vari ruoli, tra l'altro un ruolo che non è suo molto consono, perché da seconda punta sarebbe più un esterno, ecco. Devo dire che dei singoli mi sono piaciuti i difensori, la difesa ha agito molto bene, certo era molto facile oggi perché la Svezia oggi ha fatto a catenaccio, però dal punto di vista tecnico e dell'apporto alla squadra, molto bene Chiellini, che è stato un po' oggi il regista aggiunto, secondo me, questa squadra. Fa strano a dirsi, però Chiellini è stato forse uno di quelli che ha giocato più palloni e ha sempre smistato bene i palloni. Vuol dire che Chiellini, al di là delle battute sulla sua tecnica di base, dei piedi, però quando c'è da farsi vedere, si fa vedere tranquillamente. Bonucci, partita molto buona, con un naso rotto e con una gamba dopo quello scontro che si è aperto prima del ginocchio. Quindi con Bonucci, bella partita e molto coraggiosa. Si è rivisto un po' il Bonucci che eravamo soliti vedere noi alla Juventus. Barzagli, bella partita, normale. Mi è piaciuto Jorginho, devo dire la verità, perché è stato molto ordinato. Chiaramente non sa verticalizzare bene, ha dei limiti che magari Pirlo, chiaramente, che ci ha abituati bene, non aveva, però mi è piaciuto abbastanza bene. Su Parolo e Florenzi, sono due giocatori che, Parolo è un giocatore secondo me discreto, nulla più, che ha funzionato bene con Conte, perché Conte faceva funzionare bene anche Padoin in peluso, chiaramente. Quindi capite il senso di un allenatore con le palle, ecco. E Florenzi, secondo me, messo fuori ruolo, nel senso che è un giocatore che agisce sulla destra e agire sulla sinistra per lui, centro-sinistra per lui, è un limite che non lo fa, appunto, non fa gli fa dimostrare quello che è il suo vero potenziale. Poi per il resto Immobile è venuto fuori un po' dopo, è stato comunque molto combattivo. Io penso che Immobile sia un giocatore valido per la combattività, la grinta, che poi però ha dei limiti, secondo me, al di là del fatto che ha un buon futuro del gol con i club che valorizza, secondo me, la Lazio, molti giocatori discreti nulla più, come appunto Immobile e Parolo, due che ne abbiamo, però i nazionali non mi hanno mai entusiasmato. Oggi l'esito della partita è giusto, nel senso che abbiamo tirato tantissimi tiri in porta. Fine primo tempo 11 tiri, però solo 2 in porta. Qui la differenza tra l'11 e il 2 sono 9, è tanta, è la differenza che è tutta nella lucidità, nei tiri, nelle decisioni di scelte di tiro e così via. Uno può dominare quanto vuole, fare il possesso palla al 70-80%, ma se mi fa 2 tiri in porta sull'11 nel primo tempo, magari in secondo sono qualcuno di più, sono, non so, 20 tiri e 6 in porta, diciamo che così non puoi vincere le partite, è giusto anche non vincere. È vero che per la grinta e per il carattere sicuramente lo meritavamo, almeno per quanto riguarda oggi, un discorso a parte quello della partita di venerdì. Per il valore delle squadre lo meritavamo, ma sulla carta, ma chiaramente poi il campo che decide la sorte delle squadre, perché chiaramente oggi la Svezia ha fatto un catenaccio all'italiana, appunto come ha ribadito più volte Zenga, tra l'altro in commento, ha fatto un catenaccio, ma era così che doveva venire a giocare la Svezia. Dice, con la Svezia, con la non tecnica che ha, non poteva venire a San Siro a farsi la partita. Aveva un gol di vantaggio, l'ha tenuto benissimo, ha fatto quello che doveva fare. Ha perso tanto tempo, possiamo lamentarci del fatto che ha perso tempo, dei falli e così via, ma erano conseguenze logiche di una partita che avevamo già portato a casa all'andata. Quindi noi che dobbiamo fare la partita questa volta, l'abbiamo fatta in parte, ma soprattutto non farla venerdì, perché chiaramente venerdì ci siamo giocati la qualificazione mondiale. Poi sono entrati i Sharawi, che secondo me andava messo prima, perché Sharawi è un giocatore in formissima adesso, quindi non vedo perché lasciarlo fuori. E
E Shaarawy, Bernardeschi in questa posizione di mezzala, poi chiaramente gli ultimi 10-20 minuti le posizioni non avevano più senso, quindi poi Bonucci a un certo punto ha fatto la prima punta. E infine un altro giocatore che sinceramente non ricordo, ma credo che sia Belotti appunto è entrato. Oggi direi che proviamo Jorginho, proviamo Jorginho e Shaarawy e Chiellini e boccio Candreva che oggi ha fatto veramente il peggior Lichtsteiner più forte di questo Candreva ho visto oggi. Parlo del peggior Lichtsteiner perché è quello che spesso lamentiamo noi juventini perché fa mal di crosse. Ecco, Lichtsteiner ha sbagliati, so, 10, Candreva ha sbagliato anche quelli che non ha fatto lui. Quindi è una cosa veramente imbarazzante e cavarlo dopo 75 minuti, insomma, Ventura deve farci anche una domandina. Su Ventura magari ne parleremo. L'altro video, la prima è andata così, ce l'aspettavamo, quindi non è che ci siamo fatti grandi aspettative, chiaramente tranne i ribaltoni, i miracoli. La delusione c'è, ma dall'altro punto di vista andare con questa nazionale, con questo allenatore, con queste motivazioni, ci avrebbe portato una figuraccia, secondo me, e quindi forse da una parte va bene così. D'altra parte non va bene così perché oggi forse si è giocata l'ultima partita per due giocatori e per un terzo giocatore che era in panchina. Parlo di Buffon, Barzagli e De Rossi che dovrebbero ritirarsi col Mondiale che non giocheranno, quindi in teoria anche adesso, salvo amichevoli che non so sinceramente il calendario come sia. Dispiace per loro, perché secondo me loro tre si merita, oggi hanno dimostrato Buffon, ovviamente oggi in operativa, ma Barzagli ha fatto una bella partita, De Rossi comunque è un vice capitano, un uomo spogliatoio. Dispiace che tre signori come loro non possano fare il loro ultimo Mondiale, anche se da partecipanti, non da vincitori. E allora così, dispiace più per loro che per la nazionale, perché evidentemente con queste motivazioni, con questi valori visti, cioè pochi, forse è meglio così, evitiamo figuracce. Vabbè, ragazzi, è andata così. Ora pensiamo alla Juventus che torna già fine settimana, quindi altri video, altri discorsi. Però in settimana spero di portarvi un video su quello che è la nazionale per tirare un po' le somme e vedere cosa fare, per il futuro almeno secondo mio parere. Forza Italia in questo caso, lasciamo i tifi dei club e altre parti. Come sempre, Forza Italia, quindi, il prossimo video che sarà quel che sarà. Ciao! Paura, 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 paura.